L'Aquila 1927 e Sora si giocano un turno importante al Claudio Tomei. Rossoblu costretti a non mollare la presa nei confronti di Campobasso e Samb che navigano a vele spiegate. Bianconeri vogliosi di riscattarsi dopo lo scivolone con l'Atletico Ascoli che ha posizionato i ciociari nelle zone calde a soli 2 punti dalla zona play-out. Abruzzesi con la formazione tipo e con il 3-4-3 ormai rodato di Cappellacci. Laziali col 3-5-2 con Gubellini che si riprende una maglia da titolare al fianco di Didio. Fischia Santinelli di Bergamo. La prima occasione arriva dopo 4 minuti ed è di marca aquilana. Origlio dalla sinistra cerca il traversone ma trova una parabola pericolosa con la sfera che sbatte sulla traversa prima della presa un po' in affanno di Crispino. Sora che risponde al 22esimo quando Di Giglio raccoglie in aria un bel filtrante che lo stesso numero 7 bianconero non riesce a trasformare in rete per l'ottimo intervento di Alessandretti, bravo a stoppare in angolo. Sora che preme e che spesso lo fa da destra. Stavolta Michelin respinge coi pugni l'incursione di Ippoliti al 27esimo che poteva creare parecchi grattacapi. 2 minuti più tardi l'Aquila può far male. Angiulli sventaglia sul secondo palo. Banegas la accomoda di testa per Del Pinto che viene anticipato. Poi Origlio, troppo defilato, non trova lo specchio. Gol mangiato e gol subito. Sul ribaltamento la catena di destra del Sora funziona ancora alla perfezione e stavolta il tap-in di Gubellini sul perfetto cross di Tribelli manda in estasi il Tomei. Passano 2 minuti e lo stesso Gubellini si trova a tu per tu con Michelin, ma dopo lo slalom riuscito la difesa rossoblu recupera salvando in angolo. L'Aquila soffre perdendo anche qualche equilibrio, ma al 39esimo sull'ennesima pennellata di Angiulli Bellardinelli colpisce di testa nel peggior modo possibile, divorandosi il gol del pari. Ma questo è nulla rispetto alle molteplici occasioni del 42esimo, con l'area bianconera trasformatasi in flipper. Apre il palo di Angiulli e chiude lo stesso centrocampista con la rasoiata di poco sopra la traversa. Nel mezzo accade di tutto in un battito di ciglia. La ripresa parte a ritmi blandi, anche se l'Aquila sulla farsariga del primo tempo tiene il pallino in mano. Alcuni cross degli esterni non vanno a buon fine, allora Angiulli, di gran lunga il migliore dei suoi, prova a mettersi in proprio col classico mancino e all'11esimo la sua stoccata fa la barba all'incrocio dei pali mettendo i brividi a Crispino. 2 minuti dopo una ripartenza improvvisa agevola l'avanzata di Didio, ma il suo destro sfiora il palo alla destra di Michelin dopo una leggera deviazione. Al minuto 22 Cappellacci innerva l'attacco, inserendo Alessandro esterno a sinistra con Origlio che scala nella linea mediana per un ritorno al 4-3-3. Il 20 rossoblu può entrare in scena dopo pochi minuti, al 27esimo, ma il suo destro non c'entra l'obiettivo dopo il muro difensivo locale. L'Aquila preme, ma ancora la sfortuna ci mette lo zampino. Al 39esimo ancora Angiulli è l'uomo più pericoloso, ma anche stavolta il suo primo avversario, cioè il palo, dice di no al pari aquilano. Il Sora ora gioca solo in ripartenza e in una di queste Gubellini e Capparella provano a chiudere il match in anticipo. Michelin è straordinario coprendo lo specchio al 2004. Da qui alla fine degli 8 di recupero l'Aquila ci prova, cinge d'assedio la metà campo bianconera, ma i centimetri fanno la differenza in negativo con il pallone che non riesce a varcare la linea di porta. Sora che vince una partita di importanza capitale, l'Aquila che sente in bocca tutto l'amaro possibile, soprattutto guardando ai risultati delle prime due della classe.